In questo video vorrei partire dal nostro report, il commento di preapertura, per poter fare alcune considerazioni in merito al mercato azionario europeo ed americano. Questo commento è un commento che scriviamo ogni mattina e che potete ricevere in abbonamento al solo costo di 175 euro all'anno. Nei report vengono fatte delle analisi, degli approfondimenti, delle analisi trasversali sul mercato. È un modo per avere un aiuto professionale per comprendere appieno il mercato e il funzionamento e le dinamiche che lo caratterizzano. Quello di cui parliamo questa mattina è mercato azionario americano o europeo. Qual è la scelta degli investitori? E allora ci troviamo a fare alcune considerazioni. La prima è che nel corso del 2024 il mercato azionario americano ha sovraperformato il mercato europeo di circa 9 punti percentuali e così era avvenuto anche nel 2023 in cui di nuovo il mercato americano aveva sovraperformato il mercato europeo. Motivo di questa sovraperformance va cercato principalmente sulla dinamica delle stime di utile, che mentre nel mercato europeo rimangono e sono rimaste costanti in termini di crescita prospettica, per il mercato americano continuano ad essere riviste al rialzo e questo ovviamente è supportivo per le valutazioni azionarie e crea e giustifica la sovraperformance. Altro elemento di divergenza è quello del contesto macro. Contesto macro americano è caratterizzato da una crescita in tenuta. Gli ultimi dati sul PIL hanno confermato una crescita sostenuta anche nel secondo trimestre dell'anno, associato ad un'inflazione che è in discesa e una Fed che sta diventando accomodante. In Europa, nonostante la BCE sia già diventata accomodante, quello che a cui assistiamo è un'economia ancora in rallentamento, con una Germania che arranca e un mercato delle auto e un mercato del lusso sotto forte pressione a causa del rallentamento dell'economia cinese. Sappiamo che l'economia europea è fortemente esposta all'economia cinese, soprattutto quella tedesca. Se guardiamo la dinamica dei dati macro, vediamo come dal confronto degli indici calcolati da Citigroup sul Surprise Index, vediamo che il Surprise Index europeo ha continuato a scendere mentre quello americano si è stabilizzato per poi dare dei forti e chiari segnali di recupero. Allora la domanda è: cosa comprare? Compriamo l'America che tratta a 21 volte gli utili, ma ha un contesto macro più forte e un contesto di dinamiche degli utili più chiaro e al rialzo, o compriamo l'Europa che tratta a multipli più cheap in un contesto macro più debole con l'attesa di un miglioramento? Allora, i multipli del mercato americano sono 21 per l'S&P, mentre per il mercato europeo 14 per. Su questo vanno fatte delle considerazioni. Perché confrontare semplicemente i multipli di bilancio a livello aggregato è veramente riduttivo, perché non entra nel merito della composizione di questi indici. Un 21 per del mercato americano è il frutto del fatto che il 30% del mercato è rappresentato da titoli tech che quotano a 30 per. E quotano a 30 per perché la loro crescita è ben superiore rispetto alla crescita media di mercato. Quindi, per poter effettivamente fare un confronto che abbia senso tra le valutazioni degli indici di borsa, bisognerebbe spacchettarli in base ai settori che li compongono e ai multipli a cui ciascun settore quota in funzione della crescita prospettica. Ciò che voglio dire è che se noi abbiamo un mercato che quota come il mercato europeo a 14 volte gli utili, ma ha una crescita prospettica del 5, esso potrebbe essere più o meno interessante rispetto ad un altro mercato che quota, per esempio, a 16 volte gli utili con una crescita prospettica del 6 o del 3.
Quindi si deve effettivamente fare un raffronto tenendo conto non solo dei multipli, ma anche della crescita prospettica, ma anche andare a vedere quanto di quel multiplo che si va ad analizzare dipende dal peso che un determinato comparto ha su quel multiplo stesso. Il mercato americano, che quota 21 per, sostanzialmente è scomposto in due. Un 30% dell'indice quota a 30 volte gli utili. L'altro, il 66%, quota a 18 volte gli utili. Quindi sostanzialmente un raffronto più significativo andrebbe fatto tra quel 66%, escluso il tech, con il mercato europeo. Quindi un 18 per del mercato americano, escluso tech, con una crescita degli utili che si attesta intorno al 5-6%, è più interessante di un mercato europeo che quota 14 con una crescita degli utili al 2,5-2,8? Probabilmente sì. Questo è un confronto già più razionale. Perché, altrimenti, confrontare un mercato americano in cui i multipli sono sì elevati, ma sono elevati in modo giustificato perché rappresentano dei multipli che il mercato vuole pagare per una crescita futura che è abbastanza visibile e che appartiene al comparto tech, questo mercato non può essere confrontato con un mercato europeo che non ha quella componente di titoli tech e che non ha quella componente di azioni che pesano così tanto sugli indici e la cui crescita è effettivamente talmente elevata da giustificare certi multipli. Quindi il confronto del multipli del mercato americano con il mercato europeo, così come viene fatto generalmente, è riduttivo se non si va a vedere appunto qual è la composizione di questo multiplo. Scomponendolo, possiamo dire che ancora il mercato americano è interessante, più interessante rispetto al mercato europeo, perché anche escludendo la componente ad elevata crescita con elevati multipli relativa al comparto tech, per intenderci magnifici 7, sia un mercato, quindi ex tech, che quota a dei multipli relativamente interessanti, ponderati per la crescita che quei titoli riescono ad assicurare.